vissuto in un'atmosfera di cinema, e adesso vi lascio la parola, e quindi ero felice del fatto che avesse potuto avere questa possibilità di realizzare questo breve short film, più che cortometraggio, direi proprio short film, film breve. La mia domanda, diciamo, che nasce spontanea è: ma c'era tanto tempo che volevi girare questa cosa, è stata una cosa immediata, perché? Come è nato tutto questo? Tu, come nasci tu? Diciamolo un po' a tutti. Allora, intanto buonasera a tutti, è davvero un onore essere qui all'Alfa Film Cineclub in occasione del festival, del Script Film Fest 2018, giunto alla 16ª edizione. E tra l'altro riflettevo anche sul fatto che acquistare la tessera dell'Alfaville è stato da parte vostra anche un bel gesto, visto che questo è un mezzo per dare lunga vita a realtà come il Cineclub Alfaville, e questo vi fa onore, quindi io ci tenevo a dirvi questo. Per quanto riguarda questa prima opera prima, io intanto vengo, come alcuni di voi sanno, da una famiglia dove mio padre, Giuseppe Pagliasso, per circa 20 anni, dal 1958 sul set di Benura a Cinecittà e fino alla metà degli anni 70, Fellini incluso, mio padre ha lavorato, è stato un decoratore e pittore di scena, quindi diciamo che il cinema mi è molto familiare. Cioè, con mio padre andavamo a fare, con mia sorella gemella, andavamo a fare passeggiare di sabato, perché capitava il turno di sabato nei vari reparti, e quindi lui ci portava a fare queste passeggiate, eccetera. Quindi diciamo che partiamo da lì. Diciamo anche un'altra cosa curiosa: quando ho pubblicato Interno 4, che è questo poemetto in chiave moderna, da quale appunto i versi mi hanno gli epilogo, e da qui il titolo dello short film, io ho scoperto, per fare la stesura della terza copertina, che sono nato lo stesso giorno e mese, a distanza di un secolo esatto, di uno dei due fratelli Lumière, il più grande. E quindi pure questa cosa in qualche modo mi ha fatto riflettere, insomma, non so, mi ha creato una sorta di magia. Arriviamo al discorso dello short film di epilogo. La cosa è nata perché comunque, come dire, era una cosa che volevo realizzare da tempo. Ho sentito parlare di un festival importante in Europa e addirittura nel mondo, dello Zebra Poetry Film Festival, e quindi mi sono detto, parliamo del 2009 tra l'altro, ho detto insomma, questa sarebbe una cosa che mi sprona, mi incentiva di più a lavorare a un progetto di questo tipo. Solo che nel 2009 ho cominciato a lavorare a questo progetto, ma per una serie di motivi non sono riuscito a realizzarlo. Però di fatto la cosa che è accaduta è che un giorno, con la mia compagna Raffaella, che è qui, da Bracciano mi fa: senti, dice, andiamoci a fare un giro, dice, ti voglio portare un posto caro, non sai, ci andavo con i miei amici, amiche, è un posto bellissimo. Benissimo, andiamo in questo posto, è una riserva naturale, la riserva naturale Monterano, e a un certo punto, lungo il percorso, arriviamo a quella che è l'antica Monterano. Quindi diciamo che il progetto è nato nel 2009 e sulla scia anche di questa passeggiata così, insomma, non programmata, assolutamente non programmata. E quindi a un certo punto arriviamo in un luogo non luogo, perché non so se alcuni di voi conoscono Monterano, la riserva, ma soprattutto la parte, diciamo, il sito archeologico in qualche modo. Stiamo parlando di una cittadina costruita, addirittura progettata da Gian Lorenzo Bernini, quindi stiamo parlando del 600, se non vado errato. Insomma, praticamente il mio sguardo si imbatte in una chiesa diroccata, in un adiacente un convento scoperto poi di frati tipo Cappuccini, e non ultimo una fontana ottagonale. E lì è stato proprio un flash, perché
stavo già pensando come realizzare, no? Partendo dai versi di epilogo, che cosa mi potevo inventare. Quindi chiedo a Raffaella, dico, senti, ma dico, ma qui, cioè, dico, questo è un luogo straordinario, dico, come set, come location, ma dico, ma cioè, tu sai, visto che insomma Raffaella ama da anni molto il cinema, faceva programmazioni per il centro sociale autonomo organizzato, il Brancaleone, quindi insomma ama moltissimo il cinema, eccetera. E dice, guarda, dice, sicuramente sì, dice, però sinceramente non mi ricordo il film. Ok, torniamo ad Anguillara, torniamo verso casa, piano romano, ci fermiamo a Anguillara, Anguillara becco la prologa aperta, senta, dico, ci avete un qualcosa su Monterano, su Monterano? Insomma, fatto sta che il caso ha voluto che c'era un pieghevole, e quindi da lì sono partite le ricerche. Diciamo che questa visita è stato un ennesimo motivo scatenante per darmi la possibilità di lavorare, solo che non l'ho realizzato e arriviamo al 2016. Il 2016 era più o meno un anno come il 2009, però ho detto, adesso non è più. Quindi è partito tutto un lavoro che ho seguito in prima persona, le scelte delle ambientazioni location. Tra l'altro questo video epilogo per me diciamo, lo considero come un dono che io faccio al mio libro Interno 4 e anche un omaggio a quello che è stato un cinema di qualità a partire già dall'ambientazione e location. Cioè, visto che vi ho parlato dell'antica Monterano, nelle ricerche che feci, insomma, in effetti i sospetti che avevano erano fondati, tant'è vero che ci hanno girato nel 58 Ben-Hur uscì nelle sale nel 59, ci hanno girato, perdonatemi, perché ci hanno girato film di Mario Monicelli, l'Armata al Brancaleone, poi ci hanno girato Demoni, un film di un grande maestro dell'horror che è un figlio d'arte, Bava, giusto? Tra l'altro questo film Demoni è stata una collaborazione riuscitissima e non la prima con il grande Dario Argento. E poi un ultimo, tra i tanti titoli, perché ci hanno girato 100 film su questo posto, non ultimo un film dell'occhio. E insomma, quindi brevemente l'intuizione che avevo avuto in effetti si è confermato con questa ricerca. Quindi c'è stato un lavoro di ricerca di location, c'è stato un lavoro di partire dal testo. La poesia, io quando l'ho composta, è una poesia ovviamente, diciamo, autobiografica per molti aspetti, sono delle immagini, eccetera, che poi adesso sentirete con una voce fuori campo e tra l'altro nella versione con i sottotitoli in inglese, perché appunto questo lavoro è nato per essere poi partecipare alle selezioni dell'edizione 2016 dello Zebra Poi Film Festival. E quindi insomma le location, il casting, eccetera, è un dono che faccio al mio libro, è una cosa che volevo assolutamente fortemente realizzare e sono felice di averlo fatto grazie alla complicità, alla condivisione, all'aiuto di tutte le persone che poi dopo a fine proiezione vi presenterò, che hanno lavorato gratuitamente, e questa è stata una delle cose più belle di tutta questa avventura. E quindi sono partito dai versi, e dai versi ho immaginato come del resto si fa, ecco, per esempio la cosa che mi ha ispirato tra le varie cose è il concetto di videoclip. Io sono partito anche immaginando, partendo da come si realizza un videoclip musicale, con molta umiltà, perché non è che sono un regista, io non ero nemmeno editore quando ho pubblicato Interno 4, perché di fatto io risulto come editore indipendente, però ho umilmente studiato, cioè mi sono formato e ho cercato di capire e di apprendere e di chiedere suggerimenti e tutto quello che è giusto fare quando si comincia per la prima volta a fare un qualcosa, avendo la responsabilità poi di produrre qualcosa che possa veramente, insomma, suscitare emozione, comunicare qualcosa, eccetera. Quindi non è, diciamo, un discorso che è partito da facciamo un video amatoriale, no, facciamo proprio una cosa perché deve andare a questo festival. Quindi dai versi sono arrivato a immaginare un soggetto, e quindi poi l'epilogo, lo short film, parlerà per me, e quindi mi auguro, insomma, che mi piaccia. Facciamo vedere e poi magari parliamo con chi è qui in saletta e vediamo le emozioni, le cose che succedono, e poi ci dirai.
Anzi, no, la domanda però mi viene da... non ci sono dei registi, degli autori nel cinema che ti hanno segnato in qualche modo di più fino ad oggi nella tua vita, che in qualche modo senti come richiamo, oppure no? Oppure ma io da 12 anni vivo con Raffaella a Fiano Romano, e nel 2009 la via si chiamava in un certo nome. Nell'estate del 2009 la via è stata intitolata per Paolo Pasolini, quindi diciamo già vivo una quotidianità sapendo che vivo in via per Paolo Pasolini. Poi Pasolini, ci sono altri aneddoti, ma insomma sembra quasi una specie di, non dico di persecuzione, ma qualcosa che comunque evidentemente deve far parte indirettamente con la mia quotidianità, eccetera. Quindi sicuramente il cinema di Pasolini, sicuramente il cinema di Pasolini, non solo un Martin Scorsese di Taxi Driver e altro regista di cui sono forse follemente innamorato è sicuramente Wim Wenders, film come l'amico americano, fino ovviamente al Cielo sopra Dublino, cioè The Wings of Desire, e anche qualche cosa che lui ha realizzato nel periodo diciamo americano. Diciamo che io ho imparato, anche facendo da 6 anni un lavoro di generico, perché da 6 anni faccio questo tipo di lavoro, e quindi sì, nei vari set può capitare anche a Cinecittà, ovviamente dipende dalla produzione, dal film, da una serie di cose, e certo è che io non guardo più il film come lo guardavo una volta, cioè nel senso che so, facendo anche un lavoro come generico, però anche tra l'altro questo lavoro mi è servito molto anche per poter avere un'idea di come realizzare, come muovermi, quello che devo fare, eccetera, quindi ho rubato molto con gli occhi, insomma. Però ecco, non vedo più un film come una volta, e quindi lo vedo veramente sapendo che dietro a un centesimo di secondo di riprese, eccetera, c'è un lavoro immane. Quindi diciamo che ci sono dei registi, dei film che mi piacciono, però ogni film, questo in effetti volevo dire, ogni film nasconde o ha al suo interno qualcosa che può essere un motivo di ispirazione, può essere anche una, come dire, in quel frangente può essere una piccola opera d'arte, magari in un film che poi non è riuscito, eccetera. Quindi l'invito che vi faccio è intanto frequentare le sale di cinema, e non ultimo il Cineclub, e non ultimo l'Alfa Ville. Secondo, io la penso come Nanni Moretti, che in una recreazione nel documentario Film Studio Monomore del mio amico e regista Tony D'Angelo, appunto narrando la storia del Film Studio, che tra l'altro ahimè da 2 anni è chiuso, quindi ecco l'invito a frequentare questi cineclub, Nanni Moretti dichiara: il mio spettatore ama andare a vedere i film al cinema. E quindi insomma il cinema va visto in questi luoghi, in queste sale, in queste cose. È un rito il cinema. Assolutamente sì, è una sorta di preghiera laica, non so che cosa, insomma è come entrare in un tempio, insomma tu entri anche nella credibilità, nell'intimo del regista, nell'intimo anche dell'attore, eccetera, quindi è una cosa, è un'esperienza unica, cioè il cinema è un'arte meravigliosa perché è un'arte che racchiude tutte le altre arti. Non a caso Wim Wenders ha fatto l'accademia, voleva fare il pittore, ma alla fine poi si è reso conto che come pittore non era, si è messo a fare cinema. Certo. Poi il fratello morto, tra l'altro, gli ha suggerito, gli ha fatto conoscere molti autori rock, eccetera, quindi c'è stato l'amore di inserire, non so, Lou Reed, poi U2, altre cose, insomma. Quindi fare cinema è una cosa bellissima, stupenda e faticosa, è uno dei lavori più precari al mondo, ed è per questo che quando vogliamo vedere un film andiamo al cinema, che sia Adesse, Cineclub o Barberini o quello che volete voi, andate al cinema, piuttosto che assistere allo spezzatino che avviene in televisione con gli spot pubblicitari che massacrano un'opera che è costata, vivo e Dio, umanamente, trova i soldi per produrre, eccetera. Ovviamente nel caso di Epilogo è una produzione indipendente, dove appunto le persone di buon grado, capendo lo spirito di tutto il progetto, eccetera, hanno accettato di lavorare gratuitamente. Quindi io vi auguro una buona visione. Esatto, buona visione, ci vediamo subito dopo. Grazie.